Prima intervista a Tech Channel News del nuovo prefetto di Perugia. Sottoscritto il patto di gemellaggio tra Spello e Toritto. Presentata la prima edizione dell'Isola del Libro Trasimeno. Prosegue a Castiglione del Lago il Festival di Musica Classica. Sulla panchina del Perugia è tornato Andrea Camplone. Buongiorno a tutti, apriamo la prima edizione di Tech Channel News. Un uomo di 34 anni originario di Montefiascone è stato soccorso e salvato ieri dalla morte in via Canali a Perugia grazie all'intervento tempestivo del 118. L'uomo in overdose era insieme a una donna con una dose pronta per essere iniettata. Il 34enne salvato dalla droga era già noto alle forze dell'ordine per assunzione di stupefacenti. Aveva a suo carico un foglio di via emesso dal questore di Perugia. Per non aver rispettato il divieto è stato denunciato e gli è stata anche tolta la patente. Per la donna per cui il foglio di via era scaduto da poco è stato proposto un rinnovo. Prima intervista a Tech Channel News del nuovo prefetto di Perugia, Antonio Repucci, a pochi giorni dal suo insediamento. Paolo Pianigiani. Tra il pubblico delle autorità presenti a Todi per la serata inaugurale di Todi Festival, dedicata alla tragedia del popolo palestinese, abbiamo avvicinato il nuovo prefetto di Perugia, Antonio Repucci, impegnato, a pochi giorni dal suo insediamento, gli incontri istituzionali di inizio mandato. Ed ecco le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Tech Channel News. Una città splendida, una storia antica, si respira così un livello culturale altissimo, tante manifestazioni, gente civile, laboriosa. Certo, problemi molto diversi da quelli che avevo in Calabria, dove c'era l'andrangheta invasiva e pervasiva che condizionava l'agibilità democratica, l'economia, i diritti dei cittadini. Qui c'è un alto spessore di agibilità democratica, c'è un confronto, un dialogo civile corretto e penso che si possa lavorare tutti insieme con uno spirito collaborativo e cooperativo per migliorare ulteriormente la qualità della vita e la vivibilità in un momento particolarmente difficile che stiamo attraversando a livello planetario, perché c'è una crisi che più che economica è soprattutto crisi di valori e di idealità. Ecco, dobbiamo metterci alle spalle un mondo dominato dall'economia e costruire un mondo globalizzato, ma globalizzando soprattutto la solidarietà, la reciprocità, i valori sani, genuini e autentici di una volta, e non misurare tutto con parametri esclusivamente economici. Non possiamo pensare sempre al denaro, al guadagno, al profitto. Dobbiamo anche pensare a un mondo diverso in cui ci sia integrazione, ci sia accoglienza e soprattutto una più equa distribuzione della ricchezza mondiale, attualmente concentrata in poche mani. Ecco, penso a Perugia, nella provincia, ai 59 sindaci, di poter dare un contributo fattivo su tanti temi e quindi la mia porta, ho detto ai sindaci, l'ho detto pubblicamente, è sempre aperta per un confronto, per dialogo e per costruire un percorso virtuoso per una Perugia, una provincia sempre migliore, ecco, anche in vista di questo lancio della provincia che si è candidata come capitale mondiale della cultura. Sicuramente un percorso ambizioso, una meta ambiziosa, ma se tutti lavoriamo e remiamo nella stessa direzione sono sicuro che faremo le cose in grande e faremo sicuramente un bel servizio anche all'Italia, perché costruire una Perugia diversa significa anche dare un'immagine diversa dell'Italia, una terra sicuramente laboriosa, attenta, fatta di cittadini che vogliono guardare al futuro con prospettive più ottimistiche e incoraggianti. Dopo che Amanda Knox ha ufficialmente comunicato che non tornerà in Italia ad affrontare il processo d'appello per l'uccisione di Meredith Kercher, il consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani chiede di revocare il gemellaggio tra Perugia e la città natale di Knox, Seattle, che, afferma Marchesani, non ha perso occasione durante la detenzione di Amanda di criticare il nostro capoluogo, sia revocando l'intitolazione di un parco alla città del Grifo, sia con petizioni tendenti al ritiro del gemellaggio stesso. Perugia non ha bisogno di rapporti indesiderati, prosegue Marchesani, e dovrebbe, in questa situazione in cui si riapre una ferita della propria storia recente, passare alla controffensiva. A proposito di gemellaggi, ne è stato sottoscritto uno nei giorni scorsi tra il comune di Spello e quello di Toritto. Vediamo.
Si è svolto a Spello un consiglio comunale aperto nella sala dell'editto per la sottoscrizione del patto di gemellaggio tra il comune Umbro con la città pugliese di Toritto. Entrambi i comuni hanno rapporti di fraterna amicizia con la città di Alfonsine in Emilia-Romagna, con cui Spello ha già stipulato molti anni fa un patto di gemellaggio fondato sui vincoli inscindibili della lotta di liberazione dal nazifascismo, che ha visto coinvolte gran parte delle rispettive popolazioni nel processo di costruzione democratica dell'Italia. Il comune di Spello ha già stipulato nel 2008 un patto di amicizia con Toritto che il Consiglio Comunale ha trasformato in un gemellaggio, in quanto le due popolazioni sono accomunate da sentimenti di pace, coesione sociale e di ricerca di condizioni per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, in diverse circostanze, i rappresentanti di Spello sono stati a Toritto e hanno avuto modo di apprezzarne lo calore e a loro volta le autorità pugliesi sono state ospitate in più occasioni nella splendidissima colonia Iulia. Io credo che siano rapporti importanti tra le varie città, tra le varie comunità, perché comunque aiutano a crescere la comunità nel suo insieme e aiutano anche a mantenere quei rapporti vivi tra città che hanno comunque le stesse difficoltà, le stesse problematiche. E quindi io credo che i rapporti di amicizia, quando sono veramente consolidati con i rapporti tra le città, tra le varie associazioni, i vari momenti della città, sicuramente sono un fatto positivo. È ripreso questa mattina il confronto sindacale tra le sigle di categoria e il management di AST. I rappresentanti sindacali hanno incontrato l'amministratore delegato dell'acciaieria, Marco Pucci, per fare il punto sulla situazione attuale, in previsione della ripresa produttiva di settembre, dopo aver sottolineato alcune criticità sia dal punto di vista generale che di gestione del quotidiano. I sindacati hanno deciso, insieme alla D, di programmare per i primi giorni di settembre un ulteriore incontro per calendarizzare ed iniziare a discutere tutte le questioni che devono essere necessariamente affrontate da qui alla fine dell'anno. Tra i punti al centro della discussione in particolare, secondo quanto si apprende, ci sarà quello della riorganizzazione e razionalizzazione del personale annunciate dall'azienda, con la mobilità incentivata per circa 120 lavoratori. Su questo le organizzazioni sindacali hanno già espresso contrarietà. E questa mattina è stata presentata la prima edizione di Isola del Libro Trasimeno, in programma dal 1 al 22 settembre, nel fine settimana, all'Isola Maggiore. Per noi c'era Valentina Baldoni. 7 giornate, 4 fine settimana, 14 caffè letterari, incontri con autori, 3 concerti, una mostra di pittura e una di fotografia. Dal 1 al 22 settembre ad Isola Maggiore di Tuoro arriva l'Isola del Libro Trasimeno, la kermesse organizzata dall'associazione omonima ispirata al villaggio del libro di Redu in Belgio. Obiettivo? Portare nel piccolo borgo lacustre una decina di librerie diffuse in altrettanti punti dell'isola. Noi abbiamo degli ospiti che intervisteranno gli autori, che sono importantissimi, dal giornalismo ai politici, ai professori universitari, per cui abbiamo dei personaggi importanti che incontrano altri personaggi importanti. Oltre alle presentazioni, tavole rotonde, conversazioni con gli autori, sull'isola troverà spazio anche la musica con Umbria Ensemble, Annalisa Baldi e il quartetto Jazz. Le arti visive saranno protagoniste con le mostre L'Inattuale del pittore Stefano Di Stasio e Presenze, esposizione fotografica di Enrico Valentini. Valentina Baldoni, TEF Channel News, Perugia. Prosa, dibattiti e musica nelle prime intense giornate del Todi Festival. Lo spettacolo inaugurale di Todi Festival 2013, direttore artistico Silvano Spada, ha portato sulla scena del Teatro Comunale e all'indomani nella sala consiliare del Palazzo del Capitano i drammi umani che si incrociano tra palestinesi e israeliani nella tormentata area medio orientale, snodo cruciale delle tensioni che agitano il terzo millennio. Con Ritorno ad Haifa, testo dello scrittore palestinese Ghassan Anafani, regia di Patrick Rossi Gastaldi, interpretato da Amanda Sandrelli, Danino Nigrelli, Barbara Chiesa, Fulvio Falzarano e Davide De Angelis, l'attento pubblico di Todi Festival ha potuto comprendere le lacerazioni di una madre palestinese di Haifa, costretta a lasciare improvvisamente la casa con l'occupazione dell'esercito israeliano nel 1948. È quel bambino che si chiama Dov. Sì, l'abbiamo chiamato Dov.
Nella casa di Haifa è rimasto il proprio figlio di pochi mesi, cresciuto da una famiglia israeliana che vi si stabilisce, famiglia reduce dall'apocalisse dei lager nazisti. Due drammi che esplodono 20 anni dopo, quando la coppia palestinese fa ritorno nella casa di Haifa e ritrova il figlio con la sconvolgente sorpresa di vederlo arruolato nell'esercito israeliano. È un testo molto interessante e beh, anche abbastanza ben bilanciato tra diciamo, l'antisemitismo e il non antisemitismo. È ben bilanciato, ben fatto, loro sono molto bravi, è una bella inaugurazione. Il festival è calato proprio nell'oggi, ha visto anche gli altri testi che trattano. Questa è una strada per la ripresa del teatro in Italia? È una delle strade, dipende da... In questo caso, con un festival che è solo teatrale, mi sembra giusta questa scelta di puntare sul teatro fatto dagli italiani. Insomma. Stefania Sandrelli, sulla scena Amanda, la mamma che ne pensa? È uno spettacolo potente, la potenza è sempre molto attraente, che non è violenza ovviamente. Trovo che lo spettacolo sia efficace, che gli interpreti siano tutti con un fisico del ruolo già preciso, stabilito fin dall'inizio, che siano tutti molto bravi, e questa è una, come dire, un sostegno assoluto in teatro, perché se non sono tutti bravi allo stesso livello, insomma, come dire, zoppica lo spettacolo. Quindi è veramente molto, molto, ripeto, molto attraente, molto efficace e molto potente. Il consenso unanime manifestato dal pubblico di Todi Festival si è ripetuto all'indomani nel dibattito evento sul tema «C'era una volta un paese, terra di Palestina». Un confronto ad alto livello internazionale arricchito dagli stimolanti interventi di Massimo D'Alema, già capo del governo italiano e ministro degli esteri, di padre Ibrahim Faltas, francescano della Custode di Terra Santa, del professor Maurizio Oliviero dell'Università di Perugia, insieme al direttore artistico di Todi Festival, Silvano Spada, alla presidente della regione Umbria, Catiuscia Marini, e al sindaco di Todi, Carlo Rossini. Io credo che di fronte a tutto quello che accade, penso alla tragedia siriana, penso al colpo di Stato in Egitto, e penso anche alla ripresa e alle speranze naturalmente che soprattutto per la pressione americana ci sono in questo momento tra israeliani e palestinesi, in tutto questo contesto la posizione dell'Europa appare molto debole, insomma, debole, confusa, divisa, e questo secondo me è un fatto negativo, c'è una scarsa presenza europea, una scarsa iniziativa europea, e quindi spero che il governo italiano spinga perché l'Europa sia più unita e più attiva. Oggi dentro questa iniziativa del Todi Festival abbiamo fatto una riflessione credo importante, perché quello che accade in Medio Oriente, quello che sta accadendo in Egitto e in Siria e il fatto che non si trovi una soluzione alle vicende israelo-palestinese non è qualcosa di lontano e di altro da noi, attiene anche alla sicurezza dell'Europa e al ruolo e alla funzione positiva che l'Europa può avere nell'affermare anche un'evoluzione che sia più democratica e meno fondamentalista di tutte queste aree, e quindi ci interessa in maniera molto attenta, perché sono questioni che hanno a che fare anche con il futuro del nostro paese. TEF Channel News, Todi, Perugia. Parliamo di musica, perché prosegue a Castiglione del Lago il 9° Festival di Musica Classica nella seconda serata, omaggio a Giuseppe Verdi e Richard Wagner. Sentiamo.
Sulla scena del Festival di Musica Classica in corso a Castiglione del Lago fino al 2 settembre, ancora un felice connubio tra artisti internazionali e di casa nostra. Protagonisti della seconda serata Stefano Ragni al pianoforte e le splendide voci del soprano Myung Yaeko e del baritono Guido Magnani, che hanno dato vita ad un concerto dedicato a Giuseppe Verdi e Richard Wagner nel bicentenario della nascita. Stefano Ragni, pianista, musicologo e saggista perugino, ha animato la serata narrando storie, aneddoti e varie curiosità sugli autori che hanno caratterizzato e influenzato maggiormente la musica mondiale dell'Ottocento. Di Giuseppe Verdi il trio ha eseguito l'aria Caro nome da Rigoletto ed È strano dalla Traviata, mentre di Wagner Die Fristis-Tun dall'Olandese Volante e Odum meine Holder Abend Stern da Tannhäuser. Il concerto è dedicato alla memoria di Fernando Grillo, il compositore perugino scomparso tragicamente nel mese di luglio. Madrina d'onore della serata, Caroline von Rosen, parente e collaboratrice del grande regista svedese Ingmar Bergman. Sottolineare la presenza di Myung Yaeko, soprano coreano, ma ormai da anni cittadina italiana e di Castiglione del Lago. Artista che va ad aggiungersi al folto gruppo di musicisti locali che si stanno facendo onore in giro per il mondo. La rivoluzione in casa del Perugia, in particolare sulla panchina, esonerato Lucarelli, il ritorno di Andrea Camplone. Comincerei subito in un modo molto semplice. Chiederei scusa, se così è giusto fare, a Cristiano Lucarelli, che in questo momento può sembrare parte lesa di tutto quello che è successo, anzi no, può sembrare, in qualche modo è parte lesa di una nostra decisione errata, e credo di poter parlare a nome di Goretti e di Pizzimenti per quello che sto dicendo. Vi spiego subito. È stato esonerato Camplone per errore, oggi dico per errore, perché comunque ho giudicato il lavoro straordinario che aveva fatto il mister per un risultato negativo. Dietro fronte a sorpresa del presidente del Perugia Calcio Massimiliano Santopadre, che a pochi giorni dalla ripresa del campionato ha richiamato in panchina Andrea Camplone, il tecnico che ha traghettato i grifoni nell'ultima parte della stagione calcistica fino allo sventurato pareggio al Curi contro il Pisa. Ed era stata proprio quella gara che aveva decreto i play-off che aveva fatto scattare la molla, ed è lui stesso a chiarirlo, non dell'esonero ma della non conferma. Il patron biancorosso spiega che in questi 45 giorni si è reso conto che aveva sbagliato ad affidare a Cristiano Lucarelli la guida tecnica della squadra, non certo per i risultati delle amichevoli, ma per le idee calcistiche. E a questo punto meglio adesso che a campionato in corso. Le considerazioni della squadra sono spettate al capitano Comotto. Va dato atto al nostro presidente di una scelta coraggiosa e che penso che abbia fatto male prima a lui e poi agli altri. Detto questo, si chiude una parentesi, è brutto dirlo, ma si è chiusa e ora tocca a noi di esperienza far capire che si apre una cosa molto più importante, la cosa per cui io sono venuto qui e per cui tanti giocatori sono venuti qui, che è quella di portare il Perugia in Serie B, o almeno provare a farlo. A fianco di Camplone il suo secondo Giacomo Di Cara, che si è dichiarato ben felice di rientrare a Perugia perché il rammarico era grande e la voglia di riscatto ancora di più. Unità di vedute con il mister, che non ha esitato un secondo a dire sì al presidente Santopadre. Sono caricato a molle proprio io, quindi quando ho sentito la telefonata di Santopadre non gli ho detto neanche buongiorno, ho detto sì, quindi per far capire la voglia che ho di rimettermi in discussione, di riniziare da capo, di migliorarmi e di saldare un debito che c'è con questa società e con questa città. Quindi sono tornato per questo.
Ora dunque si riparte. Per i Grifoni il campionato ricomincia con l'anticipo fuori casa contro la Nocerina venerdì sera alle 20.30. Il mister sa di ripartire con una squadra che è anche più forte di come l'ha lasciata appena due mesi fa. E non è tutto, perché il DS Roberto Goretti annuncia un ultimo colpo di mercato prima dell'inizio della stagione. Da qui al 2 settembre credo che prenderemo ancora un giocatore per completare la rosa, prenderemo un difensore, probabilmente un terzino sinistro, perché nel caso in cui non c'è Sini non c'è nessuno che lo possa sostituire, dopo che per scelta della società e perché poi il ragazzo insomma ha accettato la destinazione, Andrea Zanchi è andato a giocare in prestito. Il giudice sportivo Marco Brusco ha squalificato per 4 anni Costache Mocanu, di origini romene, della squadra dei dilettanti del Pozzo, che dopo essere stato espulso dall'arbitro lo scorso 17 agosto lo ha colpito con una violenta testata provocandogli la rottura del setto nasale. Per nulla pentito dal gesto, ha continuato ad inveire nei confronti del direttore di gara con reiterate minacce verbali. In particolare ha invitato l'arbitro a non segnalare l'accaduto nel referto, minacciando in caso contrario di andarlo a cercare a casa. E parliamo ora di motori. Simone Fagioli ha vinto il 48esimo trofeo Luigi Fagioli. Vediamo. Simone Fagioli, su Osella FA 30 Zitec, ha vinto il 48esimo trofeo Luigi Fagioli, la quinta e conclusiva prova della zona centro-nord del campionato italiano velocità montagna. La classica gara umbra organizzata dal comitato Eugubino Corse Automobilistiche, sui 4 km e 150 metri che da Gubbio portano a Madonna della Cima, ha iniziato a registrare la presenza del grande pubblico già nella giornata di prove di sabato 24 agosto, edizione che ha mantenuto il tradizionale prestigio del contesto della corsa, con la consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti al vice direttore di Rai Sport Maurizio Losa. Lorenzo Leonarduzzi, altro giornalista di Rai Sport, ha brillantemente esordito in gruppo Racing Start con la perfetta Renault Clio dell'AC Racing, con cui ha ottenuto un buon secondo posto di classe. Il pluricampione fiorentino della scuderia Best Lap ha così vinto per la nona volta il trofeo Luigi Fagioli e ha 6 volte il record, infrangendo il suo personale del 2012 già nelle salite di prova, realizzando lo straordinario 1:33.93 in gara 1. Il leader è stato costantemente tallonato dal brillante Trentino Alfieri di Motorsport Christian Merli a salire sul terzo gradino del podium, sempre tenace partenopeo Piero Nappi. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, la prossima in diretta questa sera alle 19. Grazie ad averci seguito. Arrivederci. Ilmeteo.it. Ecco le previsioni per oggi, lunedì 26 agosto 2013. È presente una circolazione instabile da ovest sul nostro paese che porterà nubi, rovesci e anche dei temporali al nord. Localmente potranno verificarsi anche di forte intensità. Entriamo nel dettaglio. Sulle nostre regioni settentrionali ci saranno molte nubi fin dalle prime ore della giornata, con piogge e temporali che interesseranno principalmente il Piemonte, la Lombardia e parte del Veneto. Con il passare delle ore, estensione dei fenomeni verso est, con interessamento anche del basso Veneto. Ancora disturbi saranno presenti su tutto l'arco alpino. Al centro le precipitazioni maggiori riguarderanno l'Emilia-Romagna e il nord della Toscana e delle Marche, mentre sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Al sud, come vediamo, permarranno invece condizioni stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque, salvo qualche addensamento attorno a metà giornata sulla Campania meridionale. Vediamo le temperature.
I valori sono in nuovo leggero aumento, ma che rimangono comunque ancora lievemente sotto alla media stagionale. Le massime, come possiamo vedere, saranno comprese fra i 25 e i 30 gradi circa. Carissimi, l'aggiornamento meteo termina qui. Un affettuoso saluto a tutti da